3, 2, 1 e siamo ritornati ben, ben trovati ADC Live dal nuovo studio, dal nuovo ufficio ADC. Ancora non è tutto perfetto, ancora non ci siamo sistemati al 100%, l'audio magari non è il migliore che avete mai sentito, abbiamo insomma un, un accampamento qui intorno, ma sono veramente felice eh, di parlare, essere riuscito ad andare in diretta insomma oggi. Martedì alle 16 per questa live di domande risposte e uh, come dire, aggiornamenti vari da questo nuovo meraviglioso ufficio, barra studio, barra qualsiasi altra cosa che abbiamo costruito insieme. Io, Dario e tutti gli altri che ci hanno lavorato. Allora fatemi vedere se la chat. Ok, 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 la chat sta partendo e Dario direi: puoi lanciare la SILA. Eccomi qui, eccomi qui. Allora vedo un po' di persone che scrivono: Scusate se devo ancora abituarmi. Ho gli schermi da tutte le parti. C'è Dennis che dice: No, vabbè, bellissimo, sei un pro. Scrivania più ordinata del solito: assolutamente, perché questa scrivania adesso è diventata la scrivania delle live, quindi non è la scrivania dove io lavoro. E quindi, e quindi non c'è niente se non le cose da, uh, da far lavorare. È apparso qualcosa sullo schermo. Mi dice quel qualcosa, che c'è qualcuno che vuole presentarsi al pubblico. E quindi, Dario, mostra il tuo faccione e no, fai è, vedere. È è troppo presto? È troppo presto, va bene. Fabrizio dice ufficio nuovo stupendo, ancora non avete visto niente, perché questa è l'inquadratura delle live, quindi è un'inquadratura per sua natura statica, no? Quindi dove, dove c'è una cosa sola, in questo caso una, una mega libreria dietro di me, ma poi vedrete nelle prossime settimane i nuovi video con tutti i nuovi set, abbiamo, penso, abbiamo almeno quattro set diversi. Ognuno dei quali eh, probabilmente può essere inquadrato da angolature eh, molto diverse, quindi i video saranno sempre più vari, insomma, c'è un sacco di cose da mostrare. Francesco dice: Sei un grande, bellissimo un nuovo studio con i libri dietro. Assolutamente, questa è la postazione live, quindi sarà una postazione eh, pressa poco fissa hm, che userò che userò su um, per quanto riguarda appunto i nostri video in diretta del martedì e del giovedì perché per il momento ufficio nuovo ma non vita nuova nel senso che la programmazione resta la stessa la chat me la sta mostrando Dario devi un attimino ancora rifinirla che figo dice Jugert girerete lì i video di sistema DC assolutamente Naraka dice come mai su YouTube e non su Twitch? È un'ottima domanda e la risposta è perché ancora non ci siamo riusciti, ma presto, presto arriveremo anche su Twitch. Uh, si vede un po' troppo m, bordo, no? Dario, cosa dici? Oh, vedo che vi state collegando. Naturalmente oggi, visto che siamo nel mezzo del trasloco, non ho avuto il tempo di preparare uh, dei, m, dei, degli elementi particolarmente a sorpresa, degli ospiti o, delle, m, o dei temi complessi per la live, quindi sono a vostra disposizione per un po' per rispondere alle vostre domande e, e insomma a cazzeggiare un po' insieme poi da martedì prossimo se intanto voi vedete che sullo schermo succedono cose non vi preoccupate è la regia è la regia di Dario uh, io non capisco bene che cosa vedo cosa no, non, vedo. No, non vedo non lo vedono perché a me io ho uno schermo dove mi vedo ed è comparsa una barra bianca in mezzo allo schermo eh, però Dario dice che voi non la vedete quindi va bene fateci sapere anzi eh, direttamente in chat se, eh, se tutto va bene se eh, si sente bene se si vede bene Vedo che l'audio, avevamo fatto delle prove prima, è un pochettino, mh, rimbomba un po' di più, ma ci mancano alcuni pannelli fonoassorbenti che ancora non abbiamo messo eh, e poi dei settaggi particolari, come vedete non ho più il microfonone davanti, il micro in realtà è sempre davanti ma voi non lo vedete, vediamo cosa scrivono, Alberto dice sempre belle novità, ci tengono vivi, ditelo a me, eh, mi dà veramente un orgoglio e una felicità pazzesca essere qui. E, insomma vi mostreremo presto faremo un bel tour dello studio eh, quando sarà tutto finito manca ancora un bel po' Gary mi fa dei segni strani con le mani degli ok adesso si vede la chat, si vede la chat. siamo bene non ti preoccupare che ti bombardiamo di domande ah okay. oh, benissimo hai fatto anche il bordino raffinato Sergio dice ciao Alessandro bellissimo studio tu crei a sua fazione <ride> vai dal barbiere sono troppo lunghi i capelli no no no, no. ormai finché non, non arrivano alle spalle non mi fermo Q&A hanno sempre successo oh yes Oh, che bello, ne approfitto subito. Naraka dice: Giovedì ho un esame e non ho voglia di studiare. <ride> ti prego, dammi una mano. Allora, eh, Naraka, qui vedo qualche cosa che succede. Um, la risposta è chiudi la live e vai a studiare. No, scherzo. Uh, che cosa stai studiando? Di, raccontaci un po' di più di, di, di qual è l'esame, quali sono gli argomenti che magari, insomma, ti diamo un po' di voglia tutti insieme mi mancherà il vecchio studio ogni volta che rivedo le vecchie live scenderà la lacrimuccia spero tornerai qualche volta a vecchie posizioni devo dirvi la verità non torneremo più nel vecchio studio perché è stato smontato dovete sapere che il vecchio studio senza, senza insomma mentire a nessuno era a casa mia ve l'avevo detto tante volte e ho smontato tutto ho tolto tutto ho tolto la scrivania ho tolto eh, i pannelli ho tolto cioè non c'è più niente la stanza è vuotissima e, e quindi non sarà più possibile tornare indietro ma abbiamo immagini di repertorio e Insomma, qualche cosa ci faremo. Bello studio, complimenti, dice Matteo. E state vedendo solo una libreria finora, vedrete che eh, ce n'è, ce n'è. Quali sono i libri dietro? In realtà um, è un mix: ci sono libri e ci sono fumetti. Um, ho pensato che erano belli da vedere esteticamente, quindi qua ho un po' di collezioni. Questi sono i miei Sandman, eh, insomma, ne ho, ne ho un bel po' di fumetti e, e un po' li ho portati anche qui in ufficio. Vedete qua dietro: L'Eternauta, Il Ritorno, Zero Calcare, Batman, ce n'è, insomma. E sopra i libri, eh, stiamo ancora traslocando um, libri, cose, insomma manca ancora un bel po'. Um, mm -mm. Unico consiglio per una cara acquista sistema C è <ride> un'ottima idea. Bello il colore di sfondo della parete, ma sapete che, ecco quella varchetta, Dario, bravissimo. Poi dimmi Dario quando sei pronto ad apparire, a comparire, eh? fammi sapere, non ancora. Ok, um, video sul coaching probabilmente per un po' no. Um, quanto è grande l'ufficio? Allora, um, 100 metri quadri. Abbiamo un open space che è di circa 55 più o meno. 55, sì. E poi due, um, due uffici. Un ufficio grande per me, un altro ufficio. E um, un bagno bagno e antibagno. Poi faremo tutte le, le varie i vari tour. Esame di matematica discreta. Devo solo fare esercizi, non ho minimamente voglia però se non ne faccio ovviamente devo riprovare a luglio. Eh, direi che assolutamente, eh, naracca, devi prendere questi esercizi un po' come se fossero... Mm, ah, fateci sapere se sentite le macchine che passano, perché dobbiamo ancora sistemare l'audio, e si sente purtroppo forte, questa è una zona dove non passano tante macchine, però quando passano, siccome siamo un po' sottoterra, si sente parecchio, quindi fatemi sapere se sentite, e, mm, e dicevo... Prendi gli esercizi come se fossero un pochettino un gioco, no? una settimana enigmistica è la cosa migliore. So che è difficile, so che è pesante, so che è metà giugno e siamo tutti stanchi. Ma cerca di il più possibile trasformarli in una sfida, no? in, un, in un gioco. Ecco. Libro da leggere che consigli? Va, consiglio tantissimi. Uh, nuovo libro, qualche libro che non ho mai consigliato, fatemi vedere. Mm, questo è un bel libro che sto leggendo in questo momento. Talk like Ted, eccolo qui, parlare come al Ted, ho fatto anche girare il primo libro del nuovo, del nuovo ufficio e lo consiglio di Carmine Gallo, molto carino Watchmen, naturalmente naturalmente, mamma mia pure il ritorno di Dario Sì, adesso arriva, è che non è pronto, non lo so mi fa dei segnali eh, Logitech ci odia ed è saltata la webcam ah è saltata la webcam, ok va bene 100 metri quadri, grande come una casa eccolo qui, fra ah, poco beh. Non, non dov'è lo studio? è in centro a Padova How much did it cost? It cost everything. <ride> sì, è costato più del dovuto. Uh, qualche spoiler sui prossimi progetti dall'ufficio ci vuole. Eh, allora, non lo so se posso, beh, no, non vi spoiler assolutamente niente. Dobloni pirateschi, molti dobloni pirateschi. Ho dovuto saccheggiare diverse, diverse navi. Assumi segretari. Per il momento no, però Sergio terrò aperto un, un posto. Si sentono le macchine che passano. Eh, questo non è un problema. Dovremmo vedere se con, con i pannelli funzionerà meglio. Ma credo che sia anche una questione di microfono. Eh, perché stiamo ancora usando per le live il Blue Yeti. Ehm, che è un microfono comunque ambientale. Quindi prende tanto, tanto suono. E, e non lo so, prende un po' tanto le macchine. Vabbè, parte, porterete pazienza chiaramente in caso. Eccola qua, una che passa. Uom. Non ne passano tantissime per fortuna. E abbiamo un microfono però direzionale nuovo. Eh, proveremo ad usarlo in caso compreremo un mixerino audio per, per sistemare. E dovrebbero, e dovrebbero um, risolvere la questione perché è più direzionato sulla mia bocca e quindi prende meno, pesca meno l'audio in giro. Come posso imparare a schematizzare, dice Marco, ho delle difficoltà a disporre le parole nello spazio del foglio. Scrivo le parole chiave troppo attaccate tra loro. Alcuni piccoli consigli. Allora Marco, due consigli. Il primo è di andare a vedere il mio webinar gratuito eh, di Conquistare il Foglio. Trovi il link qui sotto. È slash webinar Conquistare il Foglio. Invece la marchetta che vi ha fatto vedere il Bondario è la marchetta proprio al mio corso di schematizzazione Conquistare il Foglio. E, e poi dai un'occhiata al mio video sulle mappe mentali. L'ho fatto circa un anno e mezzo fa ed era, ed era un bel video tipo dare qualche, qualche come dire, aiuto da questo punto di vista puoi farci vedere meglio lo studio sì ma non in live uh, adesso davanti a me ho pannelli nuove luci abbiamo nuove luci cose il microfono qui che adesso vi mostro vediamo entra un attimo in camera no non entra in camera vabbè oh, è un casino in questo momento quindi farvi fare un tour dell'ufficio sarebbe impossibile faremo un video apposta che Dario girerà editerà monterà e farà hai spostato il tuo studio perché la tua famiglia ti dava fastidio in casa? No, assolutamente, non era quello il problema. A Padova, vicino a me, dice Luca, yeah. Come ti vedo bene? Sì, sono molto contento, dai, devo dire. Sei il nuovo Jack Sparrow? Assolutamente sì. Cinzia, ci dice Dario, che non si sentono tanto le macchine, il che è buono, ma forse Cinzia ci ascolta di parte, no? Perché ci vuole bene. Consigli per la maturità 2020. Mm concentrarsi moltissimo sull'aspetto um, dell'orale, perché chiaramente l'orale sarà molto più importante degli altri anni, sarà molto più lungo, sarà molto più esaustivo e quindi c'è bisogno di allenarsi anche nell'esposizione. Quindi al di là dello studio, che ovviamente è la base, perché se non avete studiato c'è poco da fare, al tempo stesso uh, allenatevi molto ad esporre i, i vostri argomenti, fate delle vere e proprie simulazioni. Quindi immaginatevi la sessione, la commissione d'esame lì, Uh, su internet chiaramente su, tramite il, um, il computer e um, pre preparatevi delle domande da fare e rispondete ad alta voce proprio simulando quello che succederà davvero all'esame Quanto RAM ha il tuo PC? Uh, in questo momento ne ha 32 GB ma ho comprato altri 32 GB da installare mio fratello li installa questo weekend quindi saranno 64 che ci servivano perché ne avevamo 32 però per l'editing dei video in 4K ma la RAM non è mai abbastanza quindi passiamo a 64 in questo studio terrai consulenze ti potremo venire a trovare nope <ride> non vi voglio no vedremo 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 um, farei un video sulla tua libreria sono molto curiosa sì farò ho in programma un video su tutti i miei libri sul metodo di studio l'apprendimento e temi connessi quindi lo, lo, lo faremo è comparso Dario per un secondo come posso studiare Anzi, imparare anche d'estate. Ma un video su, su per esempio, la, la gestione dell'ambiente di studio col caldo, eccetera. Lo feci, ne feci uno tipo due anni fa o tre anni fa. Dovrò fare un remix. Eh, sapete che adesso ho cominciato anche a fare un po' di remix dei miei video vecchi, vecchi, vecchi. E ci sta, anche perché, insomma, ho i mezzi adesso per farli sempre meglio. Quindi eh, ci penseremo. Una cosa importantissima è cercare un ambiente dove non ci sia troppo caldo so che è facile da dire in questo periodo di covid è particolarmente difficile perché anni fa si poteva dare il consiglio di andare in biblioteca o di andare in un'aula studio o di andare in qualche posto più fresco adesso uscire di casa non è più così semplice e non tutti hanno un condizionatore a casa banalmente e bisogna arrangiarsi però ci, ci farò un video ti vedo super contento sì 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 ora ti puoi anche allenare nello studio no non c'è lo spazio per i pesi c'è troppa roba Uh, non credo che sarà una cavolata l'esame di maturità quest'anno. Uh, da un lato ci saranno sicuramente elementi più semplici, dall'altro, non per tutti è una passeggiata tenere un orale così, così pesante. Ringrazio sentitamente tuo fratello per l'installazione. Assolutamente, il mio fratello è, è il nostro computer guy. Uh, nessun computer sarebbe attivo nel nostro um, ufficio se mio fratello non ci avesse smanettato. e insomma... Ho. Oh. Bene, bene, bene. Non ti sei mai adagiato sugli allori, questo ti fa onore, grazie, grazie. No, non è, non è il mio stile. Um, Dario lo sa e ve lo, ve lo potrà confermare appena sarà pronto a, ad apparire. E io penso sempre alla mossa successiva e penso sempre a come si può alzare di più la qualità, tanto che nel passaggio, nel nuovo ufficio, Dario ha dovuto trattenermi perché io avrei comprato attrezzatura da cinema, praticamente... se <ride> era per me. No, per e ne approfitto. Aspetta, che intanto posso anche comparire, sono già comparso. In... Oh, compari, compari. Oh, beh, scusate, per favore, lasciate subito un mi piace e salutate il nostro Dario, il ritorno di Dario Chiocchetta Che non vedevamo l'ora dal vivo, adesso è un po' spoglia la parete dietro di lui. Vedremo di addobbarla. Più che altro sono curioso di sapere se mi sentono. È questa è la cosa più importante. Fateci sapere se sentite Dario perché abbiamo avuto dei problemi di audio. Quindi fateci sapere. Parla parla, Dario. E Comunque, stavo dicendo, la cosa più importante di questo ufficio è stato appunto trattenere Alessandro. <ride> e se sono curiosi, c'è un bellissimo Non è Mind Palace in cui ne abbiamo parlato. Esatto, ne abbiamo parlato della settimana scorsa, no? Di... Eh no, ormai tre settimane fa. E, e poi faremo un nuovo Non è Mind Palace che uscirà la settimana prossima. Ti sentiamo Marimbomba, dice Cinzia. Giustamente, giustamente perché c'è il doppio microfono? No, perché il tuo microfono è là, quindi. La mia evoluzione rimbalza 800 volte prima di arrivarci. Ok, quindi tu stai usando... Stai parlando nel mio Yeti? Esatto. Ah, ok. Mm. Un po' lontano, tipo caverna. Mm. Sì, non è un granché. Dobbiamo risolverla sta cosa qui. Praticamente vi spiego qual è il problema. Il problema è questo. Io ho comprato anche un nuovo microfono eh, per Dario eh, perché si sentisse bene nella live. Qual è il fatto? È che non siamo tanto distanti. Siamo due metri l'uno dall'altro. Forse due metri e mezzo. Tre metri quello che è. Per cui cosa succede? Che il Blue Yeti è un, um, un microfono molto sensibile, troppo addirittura, troppo sensibile. E quindi, quando Dario parla, si sente l'audio anche nel mio microfono. E vedremo se questo si risolve con um, il microfono direzionale. Non lo so, bisognerà capire. Oppure ti metteremo una pulce, Dario, magari. Boh. Sì, io non, dire, non lo so eh, per cui in questo momento c'è questo, questo rimbombo portate pazienza ovviamente abbiamo fatto i salti mortali per riuscire ad andare live oggi ma abbiamo letteralmente lavorato sull'audio fino alle 15.59 sì. quindi cioè, portate pazienza abbiamo fatto eh, il meglio che potevamo sfruttiamo i nostri am amatissimi viewer spettatori per fare delle prove a questo punto. Facciamo delle prove, dai, facciamo delle prove. Visto che oggi è la live trash, intanto rispondo a un paio di domande. Um, se faccio la mappa concettuale, devo tenere il foglio in orizzontale o in verticale? Io l'ho tenuto in verticale. Con la mappa concettuale puoi fare in entrambi i modi, mentre invece con la mappa mentale, sempre solo in orizzontale. Ok? Uh, quindi a seconda. Mappa concettuale si adatta meglio a entrambi i tipi di fogli. Come fai a vivere con l'ansia costante di creare sempre qualcosa di nuovo? Devo dirvi la verità, non è sempre facile, non è sempre. Non è sempre una passeggiata. È il lavoro che, che amo, quindi non lo cambierei con niente al mondo. E la soddisfazione che mi dà e che mi regala è enorme. Questo non significa che sia facile, non è facile, Dario lo sa. Passo un sacco di tempo ad arrovellarmi su, su cosa fare, e a volte, a volte è molto stancante. Hai un backup di ogni tuo video? Proprio tutti, sì, ce l'ho e, e, e ormai ha delle dimensioni mh, vergognose. Perché non hanno visto quello di mnemonica. Esatto, perché non hanno visto l'archivio di mnemonica. Come si studia matematica? Non l'ho mai studiata, di solito faccio un po' di esercizi e sto attento in classe. Consigli? Allora, probabilmente a livello delle scuole quello che dici tu può andare bene, si fanno gli esercizi, si sta attenti in classe, si prende appunti, eccetera. Se vuoi qualcosa di specifico, vai a recuperare la live che ho fatto qualche settimana fa, forse un mese fa così, su come si studiano le materie ipertecniche, e lì gli davo dei consigli più specifici. Dario si sente da lontano ti salutano, comunque Dario inviterai il tuo amico scacchista non molto bravo a scuola molto abile con gli scacchi il mitico Alessandro di, di Next Chess Level quindi andatevelo a andatevi a iscrivervi al suo canale anzi aspettate che vi ve lo spammo è il mio più caro amico da sempre mio, mio fratello praticamente e, e lo inviterò perché no ci sarebbe ci starebbe ti senti Dario vai tranquillo bentornato la tua voce mi ricorda quella di Obi-Wan Kenobi dicono <ride> Dario sembri... è un successo, è un successo, un successo, fantasma della forza, ti dobbiamo fare apparire tipo così, si sente abbastanza l'audio, non è limpido come il tuo mi dicono, eh sì, eh lo sappiamo perché eh, è lo stesso microfono che pesca sia me che Dario, ma Dario è tre metri più in là, quindi già... <ride> è incredibile, la poltrona imperiale, la poltrona imperiale è stata sostituita perché è nel mio, mio ufficio, la poltrona sta dove io sto tutto il giorno dove c'era la mia vecchia scrivania eccetera, io l'ho smontata e l'ho portata nell'ufficio che è di là, vi farò vedere, un ufficio a tema Batman tra l'altro, <ride> vi faremo vedere tutto, e abbiamo preso due sedie comode ma non imperiali per fare i video. Ciao a tutti, dice Daniela. Ciao Alessandro, buon pomeriggio, complimenti per il nuovo studio. Una domanda, il giorno dopo aver terminato un paragrafo o capitolo, bisogna sempre ripassare quello fatto il giorno prima? Sì, è un'ottima um, un osservazione la tua, Danny, e anzi, oserei di più non solo il giorno dopo, anche già qualche ora dopo. Quella del giorno dopo dovrebbe essere la seconda ripetizione, se vuoi il mio consiglio. Quindi assolutamente sì. Uno degli errori più classici, più tipici, ne abbiamo parlato tante volte, che fanno gli studenti, è proprio quello di rimandare il, um, il ripasso a settimane più, tardi. settimane più tardi. E questo è un errore clamoroso perché poi ti ritrovi a ristudiare invece che ripassare, e non è il massimo. Come imparare i diversi significati dei vocaboli stranieri? Uh, tecniche di memoria per i vocaboli stranieri sono la cosa migliore in assoluto. Simone, uh, a parte mnemonica, non abbiamo la marchetta pronta. Dobbiamo preparare la marchetta di mnemonica, Dario, perché le... La, le come si dice? Le grafiche non ci sono più, però... Um, perché ho cambiata di cartella. <ride> Hai mandato sistema di Hai mandato sistema di va bene. E, e a parte questo, associare... Le tecniche di memoria funzionano benissimo per memorizzare i vocaboli stranieri perché ti permettono di associare il significato italiano al significato straniero con un semplice link method. Quindi tu ti immagini, utilizzi tutta la tecnica, ho fatto delle live e dei video sulle tecniche di memoria, vai a vederteli, prendi l'immagine del significato italiano e la associ con la storiella, con il link method classico alla parola straniera. In questo modo crei un'associazione un istantanea che ti permette di ricordarlo. Con le tue pratiche puoi aumentare la creatività, tipo quel video sul creare effetti, droghe, eccetera. Um, Sergio, io non conosco delle tattiche particolari per la creatività. Ti dico quello che faccio io. Um, tre cose. La prima, incamerare sempre una grande quantità di nuove informazioni. Quindi, uh, un mio caro amico Luca, un giorno disse questa frase che, che mi piace sempre tantissimo e la ripeto spesso, che la creatività è il tuo cervello che ti ringrazia di aver studiato abbastanza. E questa frase è veramente vera, cioè mh, più cose sai è più probabile che il tuo cervello le ricombini per creare qualcosa di nuovo. Ricordatevi sempre che la creatività non è la creazione dal nulla, nessuno crea dal nulla, è una rielaborazione, è un mixare insieme elementi che hai già per tirarne fuori un'idea innovativa, no? Quindi intanto la prima cosa che faccio per la creatività è leggere, guardare, ascoltare, cultura, tutti gli effetti e come dicevo ieri nel video sui segreti di apprendimento di Steve Jobs, che andatevi a vedere perché è uscito molto carino, spaziare, no? Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa che faccio è pensare molto, cioè io passo molte ore alla settimana così a pensare a cose, quindi la creatività arriva quando tu la fai lavorare, ci pensi. E tre, prendersi cura del proprio stato psicofisico, so che può sembrare una banalità, però io mi rendo conto che le mie idee migliori, eh, la creazione dei corsi, di queste cose qui mi vengono quando sono riposato, quando ho mangiato bene, quando sono di buon umore, quando ho dormito bene, tutte queste cose qui. È importante. In più, quarto, ci aggiungerei, la creatività si nutre di scambio reciproco. Non vi dico quante idee vengono fuori in una giornata quando siamo io e Dario fisicamente nella stessa stanza a chiacchierare. Cosa che tra l'altro ci è mancata parecchio negli scorsi mesi. Infatti, eh, c'era un po' di stanca generale, no? Nel senso che poche idee nuove. Hm? Nel momento in cui ci siamo rivisti subito, idee da tutte le parti. Cosa ne pensi dei libri tipo manuale self-help? Um, Dario mi fa dei segnali. Ah, Mnemonica l'hai trovato? Grandissimo, grandissimo. Quindi andatevi a vedere anche Mnemonica, il nostro corso sulle tecniche di memoria insieme al campione del mondo, Andrea Muzzi, e al geniale Vanni De Luca, il più grande mnemonista, sulla faccia del. Pianeta Terra. Um, cosa ne penso di manuali di self help? Lo sapete, a me non piacciono. Va bene, ne ho comprati una buona dose alla sua epoca. Uh, per un annetto, un annetto e mezzo, così mi sono un po' invasato di tutta questa roba qui. La PNL di cui ho ampiamente parlato, del perché sia pseudo scientifica. L'autoaiuto, no? Tony Robbins, queste robe qua, la motivazione. Non fa per me, ragazzi, cioè. Mh, non mi ha portato nessun beneficio nella mia vita, non solo, ma anzi, mi ha portato molto fuori strada. E io, cre... macchinona che passa, questo era Mazinga, non era una macchina. E <ride> ho deciso, Dario, che se non riusciamo ad eliminare il suono delle macchine, mm -hmm. lo renderemo parte della live. Cioè, ci faremo dei joke. Eh, così almeno diventa, sembra una cosa voluta, no? Eh, devo fare un video di una macchina che passa. No? Esatto, sì, sì, sì. Ah, sì, fantastico. Una grafica della macchina che passa, così lo facciamo. E, e dicevo, non mi hanno portato a niente di buono. Mi hanno portato fuori strada. Io credo che la motivazione vera, l'autoaiuto vero, vengano dal prendere in mano la situazione, farsi aiutare, farsi aiutare, nel frattempo partono cose a caso, non so che cosa stia facendo Dario, e, e darci dentro, fare cose. Per me è stato così. E, è la terapia, come dico sempre. Um, in che modo memorizzare sia la pronuncia che la grafia di un vocabolo senza confondersi? Ecco, questo Simone è un'ottima domanda. Nel mondo delle tecniche di memoria, ogni elemento che tu vuoi memorizzare è un tassello lego da aggiungere. A livello mh, della tua storia. No? Nel link method classico, adesso non mi metto a spiegare tutto perché sennò non ne usciamo, ogni elemento viene trasformato in un'immagine e viene associato all'immagine successiva attraverso un'azione conseguenziale. Se tu vuoi aggiungere la pronuncia, semplicemente aggiungerai degli elementi alla tua storia che ti ricordino la pronuncia. C'è una S che non si pronuncia e tu devi ricordarti che c'è, aggiungi un serpente alla tua storia. C'è un accento che vuoi che cada nel posto preciso? Ti immagini un fulmine che cade sulla testa del personaggio, eccetera. Quindi aggiungi degli elementi. È come una serie di mattoncini Lego. Altra domanda, scusami. È che di, di che ti devi scusare? È una live di QA, di domande e risposte. Quindi è questo che, che facciamo. Sono molto bravo a parlare durante un discorso. Dopo aver finito un capitolo o un paragrafo, è necessario prestare sempre attenzione o in ordine alle parole chiave. Non ho ben capito la domanda, Danny, puoi rispiegarmela perché non ho, non ho capito cosa intendi. Una mappa concettuale può essere formata da soli titoli? No, Giulio, una mappa concettuale si nutre di parole chiave, come tutti gli schemi. Nicky Nick mi dice buonasera, ti seguo da te, dal lavoro, per le cose utili bisogna sempre trovare il tempo. Bravissimo. Simolli, grande, dove sono finiti gli scacchi? Gli scacchi ci sono, ci sono, ma sono sulla mia scrivania perché mi piacciono lì quindi non ci saranno più nei video però Dario se ce li richiederanno a gran richiesta vedremo di farli riapparire eh, sono sulla mia scrivania comunque gli scacchi la mia scrivania è identica dovete sapere adesso vi racconto questo retroscena che io sono una persona estremamente ma proprio tanto abitudinaria tanto 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 e i cambiamenti specialmente quelli grossi mi inquietano molto e... Insomma, ne soffro parecchio, va bene, di, di questi, di, degli stravolgimenti. Cambiare completamente stile di lavoro, flusso di lavoro, perché dal lavorare a casa sono passato a prendere uno studio, eh, dal lavorare da solo sono passato a lavorare con Dario di nuovo, eh, cambiare tutto, fare il trasloco, nuovi, nuove attrezzature, nuove cose, eccetera, eccetera. Per me è un grosso scossone, no? È una cosa che mi, mi mette in difficoltà, lo, lo, lo ammetto chiaramente, io sapete non credo nel farsi maci, quindi, oh, questo era, un, era una moto, vabbè. Um, in ogni caso, uh, io cerco di dire la verità, sono un essere umano, queste cose sono molto abitudinario, queste cose mi pesano, no? E allora che cosa ho fatto? Ho cercato che il mio ufficio, la mia, il luogo dove poi io passerò più tempo, no? Se fosse più identico possibile a dove lavoravo prima. Quindi ho messo la stessa scrivania, nella stessa posizione, con gli stessi oggetti, con la stessa poltrona, e quindi gli scacchi sono rimasti lì dove era, dove erano prima, alla mia, alla mia destra, eh, nella mia scrivania a isola, solo che prima giravo i video lì, adesso li giro da altre parti, eh, per cui sono rimasti lì perché mi danno sicurezza del fatto che le cose sono come devono essere, come mi piacciono a me. Eh, comunque andatevi a vedere Simolli perché è un giovane videomaker spettacolare, tra l'altro ha fatto proprio anche um, delle, mh, delle prove con i nostri corsi, eccetera, e insomma andatevelo a vedere perché è una bomba. Paolo dice, ciao Ale, ricordo male o Buzan diceva che la mappa mentale senza immagini per ogni parola chiave non funziona? Non ricordi male Paolo, Buzan era un integralista, ehm, pace all'anima sua, dei disegni, disegnini, le sue mappe mentali sono sempre piene di disegni, fatemi un po' vedere, eccolo qua, mappe mentali di Tony Buzan, vi faccio vedere qualche mappa del buon Tony, vediamo se ce n'è qualcuna a colori, cioè, perché sono tutte in bianco e nero, che tristezza, ah eccole qua. Vedete le mappe che lui mette come, come esempi. Ovviamente non lo metterà mai a fuoco, vero? Impossibile. No, non lo metterà mai a fuoco. Comunque sono super... Ehm, super piena di disegnini. Dario si sta muovendo, non so cosa voglia fare. Vuoi metterla a fuoco? Mamma mia, che potenti mezzi! Ok. <ride> Va bene. Adesso rimettimi il fuoco su di me però, per favore. Ok. <ride> bene. Quindi Buzan era maniaco di questa cosa qui. Ora... Io non penso che sia così necessario e soprattutto tutte le mappe su cui Buzzan fa i suoi esempi sono mappe di argomenti molto generici, molto superficiali, molto semplici. Quando si tratta di fare mappe mentali di ingegneria elettrica o di diritto costituzionale, ti voglio vedere a fare disegnini su ogni ramo. Quindi io sono per l'intermedio. Va bene la grafica, vanno bene i disegni, vanno bene i colori, sono importantissimi, eccetera. Non serve far trasformare la mappa per quanto mi riguarda, io almeno insegno così in una accozzaglia di icone e disegnini, ok? I puristi buzzaniani di ferro pensano che io sia un imbecille e mi danno del, dell'eretico fondamentalmente. Mi prendo tranquillamente in faccia la definizione, sono un eretico. Insegno le mappe mentali a modo mio. Non sono le stesse identiche mappe mentali che insegna Buzan, perché i principi di base sono gli stessi, ma io sono molto meno integralista su certe cose. E c'è un motivo: eh? non è che mi sono svegliato una mattina e ho detto, ah, io le faccio così. No, ci ho ragionato bene e soprattutto ho fatto tante prove. E, um, e niente, quindi sono un po' meno integralista, si disegna un po' meno. Sto spostando un po' il tavolo, Dario, perché secondo me non era dritto. Sì, sono d'accordo. Sei d'accordo? Ok, va bon. meglio così, yes ok. Questa è proprio live trash dove facciamo tutto meno che parlare di metodo di studio. Che differenza... Giulio dice che differenza c'è tra una mappa concettuale e una mamma dei titoli. Allora, io non so chi sia la mamma dei titoli, ma immagino che tu dica mappa dei titoli. Non ho idea di che cosa sia una mappa dei titoli. Uh, posso provare a fare una guess, una, una supposizione. Una mappa dei titoli potrebbe essere una mappa mentale dove si organizzano semplicemente i macro argomenti e che si usa un po' come indice ma è una cosa non particolarmente utile, si può fare, torna utile in esami enormi, ma non è una cosa così, così normale. Una mappa concettuale invece è una mappa che descrive il flusso di un argomento attraverso caselle con parole chiave, frecce e un percorso lineare. Pensi che affronterai altre tematiche, eh, tematiche oltre allo studio, tipo corsi di scacchi, palestra, eccetera, eccetera? Uh, altre tematiche di sicuro. Scacchi e palestra? Mh, no, non penso. Non credo proprio, no. Eh, poi per carità, se voi volete un video corso di ADC eh, sulla palestra, considerato che in questo momento ho un fisico vergognoso, cioè proprio impresentabile con la panzetta, presto la farò andare via, ve lo prometto. Eh, non credo che dovreste comprare un corso di, di palestra da me. Se volete seguire gente davvero brava sulla palestra, andate a cercare Andrea Biasci e il suo Project Invictus e loro in Italia sono il meglio e basta. Allora, una marchetta? No? Suonate la campanella e scaricate il mitico manuale Leggere per Sapere. Manuale Leggere per Sapere che potete vedere in versione cartacea qui, offerta gentilmente da Giancarlo che me l'ha regalata. Voi potete andarlo a scaricare gratuitamente. Prima o poi ci faccio anche la versione cartacea. Se una parola ha diversi significati, si possono associare tutti a Simone nella stessa memorizzazione oppure creare memorizzazioni diverse a seconda dei significati. Marco Vernizzi ci manda un cuore, eh, non lo so se lo sai Dario. Ma Marco è il fratello di Luca, di Luca Invernizio. uno storico tra l'altro. Prima o poi, Marco, devi venire in live. Loro hanno una pagina bellissima che si chiama Lo Scacchiere storico, cercateli su Facebook e fanno tutti dei post di approfondimento eh, su eventi storici. e eh, Prima o poi ci devo fare una live con, con Marco, perché l'aspetto della storia è un aspetto che sul mio canale mh, non gli ho dato un grande mh, rilievo, ma è importantissimo e interessantissimo. In questo periodo storico qui eh, dove stanno venendo fuori tutte queste cose, no. Sarebbe bene. Sarebbe eh, bene. Però posso, posso inserirmi così, vediamo se ci sentono doppi nel momento in cui Pro provo ad attivare questo. Adesso abbiamo due microfoni. Due microfoni attivi. Ok, fateci sapere com'è l'audio. Eh, probabilmente dovreste sentire un rimbombo, ma esatto, è esatto, una, 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 una live così. così. La, La storia, storia è uno di quegli argomenti, argomenti che. che o lo tratti tanto oppure non lo tratti mm. è per questo che finora non ho avuto spazio perché vai tutto ad approfondire alla modi Barbero o ogni cosa che citi non sono competente poi nel farlo esatto. però una pagina come lo scacchiere storico è veramente molto figa quindi andatevelo a vedere ottima la definizione di creatività lo svago porta creatività oppure intendi sempre lo studio assolutamente lo svago è una parte importante della creatività se volessi analizzare maniacalmente i tuoi video, tipo 240 ore, quale sarebbe il miglior consiglio, Dennis? Non ne ho idea. Penso che il miglior consiglio sarebbe di assumere una dose copiosa dei psicofarmaci. Eh, ma, ma se no, forse parti dai 2.0 e 3.0. Sono le, live, le playlist da, da cui partire, poi magari con le live approfondisci. Marco Dorazio fa la domanda dell'anno. Chi sei? Sono arrivato al tuo canale tramite il video su Elon Musk, ma non ti conosco. Cosa studi, cosa fai nella vita? Eh, non studio niente perché sono laureato, sono un linguista e sono uno specialista di metodi di studio. Che cosa faccio nella vita? Faccio il divulgatore, l'insegnante, il formatore, l'imprenditore digitale, chiamatelo come volete. Insomma, parlo su YouTube e sui canali social di metodi di studio, apprendimento efficace, cognizione, cultura. Faccio divulgazione, vendo videocorsi, ehm, insegno alle persone a studiare meglio, in maniera più efficace, e più. Mh, più efficiente e nel frattempo cerco anche di diffondere un po' di cultura, che male non fa, è un po' di divulgazione. Ricapitolando, da quando inizia lo studio si usa la lettura efficace, poi si trovano le parole chiave, si costruisce lo schema, active uh, recall, eccetera. Sì, certo, e poi ci sono anche le ripetizioni programmate, le tecniche di memoria, eccetera. Pensi che un ingegnere non possa studiare filosofia e viceversa? Assolutamente no. È possibilissimo essere trasversali Anzi, ci sono tantissimi ingegneri che studiano filosofia, devo dire ci sono pochi filosofi che studiano ingegneria, forse. Ma questo perché in Italia c'è un po' il pregiudizio verso le scienze. Nel mondo anglosassone è più diffuso avere umanisti che ne sanno anche di neuroscienze, di matematica, eccetera. Macchina passata? Voglio assolutamente una grafica con la macchina che passa, Dario, io te lo dico. Vabbè, e invece nel mondo italiano è raro. Spesso ci sono gli scienziati che leggono Shakespeare ma raramente i letterati che leggono Dawkins, capito? Non si sa perché, ma insomma. Space Repetitions, assolutamente. La meditazione aumenta la creatività? Sì, penso proprio di sì, anche se non sono un esperto. Io apprezzo Tony Robbins, Io, a me Tony Robbins fa paura. Intanto mi fa paura come essere umano, nel senso che ha delle dimensioni Tony Robbins che non sono normali, eh, se ti danno uno schiaffo ti fa dimenticare anche come ti chiami, ha delle mani che sono grandi come dei caschi di banane, Uh, è tutto sproporzionato Tony Robbins. E poi uh, per quanto mi riguarda, abusa di, della professione. Cioè, lui non è uno psicologo, ma, ma fa lo psicologo, dà dei consigli a persone che hanno delle problematiche psicologiche. Si permette di dire delle cose pazzesche. C'è un documentario su Netflix che si chiama uh, I'm not your guru. Qualcosa del genere. Dove fanno vedere cosa fa Tony Robbins e dovrebbe essere un documentario che parla bene di Tony Robbins. Eh, io sono rimasto terrorizzato. C'è un momento in cui lui dice eh, a una persona in diretta, davanti a 2000 persone, di chiamare il suo ragazzo e mollarlo. Dici ma come ti permetti? Chi cazzo sei tu per dire una cosa del genere? Quindi no, ecco, Tony Robbins proprio non mi piace. È l'incarnazione di tutto quello che non mi piace del mondo dell'autoaiuto. Capisco che tante persone lo apprezzino, capisco che sia miliardario, tutto quello che volete. A me personalmente quel genere di figura non solo non mi piace, ma mi fa paura. Eh, lo vedo come una specie di caposetta e penso che si approfitti della sua posizione senza avere le competenze e le, i titoli, ma soprattutto le competenze per dire quello che dice. Corsi stupendi, entrambi i giochi, ancora scacchi, certo che ci gioco, ma per il momento ci perdo più che, più che altro. Mi piaceva di più il vecchio studio, Luca, e ne hai ancora da vedere, troppo presto per i molto presto per i, per i giudizi, però qualcuno, eh, cioè, siccome è anche sempre una questione di gusti, qualcuno che amava il vecchio studio in maniera particolare ci sarà sempre. Una piantina me la vedrai bene però Dario? Tipo da questa parte? Cosa dici? Solo, solo perché vuoi il, il vecchio studio. Praticamente... Ah aspetta, il microfono è apparso nell'inquadratura, lo vedete? Eccolo qua. Aspettate, lo devo rimuovere. Ok, adesso non si vede più. Ah no, è, è apparso di nuovo. Ok, oggi è proprio trash totale. Da quando studio in maniera efficiente mi sono ossessionato a fare... Anche le flashcards sulle cose che leggo. È troppo frustrante dimenticarsi quello che si legge. È un buon, buon modo per fondersi. Sì, è un ottimo modo per fondersi, in ZP. È una buona idea, chiaramente, se tu vuoi mantenere in, in memoria quello che, quello che studi e, e quello che leggi. Eh, eviterei di farlo su tutto, perché sennò impazzisci. I manuali di self-help mi hanno aiutato parecchio a capire che avevo il diritto di controllare la mia vita in un periodo in cui tutti volevano gestirla con il pretesto del mio bene. Irma, sono felicissimo che ti abbiano aiutato. E um, chiariamo una cosa: il fatto che a me non piaccia quella roba lì non significa che non deve piacere a voi. Um, non trova spazio in quello che io ritengo essere la crescita personale. Ma ognuno ha un'esperienza diversa e soprattutto ognuno viene da difficoltà diverse. Quindi, ad alcune persone, magari torna utilissimo. Non lo so, a me personalmente, non ha aiutato minimamente, non solo, ma ha fatto danni. Da Uh, se a te Irma ha fatto bene ben vengano i libri e ben venga Tony Robbins mm. penso però che probabilmente psicologi e psicologhe esperti e esperte farebbero un lavoro migliore ecco però benissimo qualità top mi dicono comunque benissimo metteresti il sistema DC su Amazon? sì a 600 euro come, come giusto che sia <ride> bene hai letto tutti quei libri dietro di te o fanno solo scena? Uh, questi che voi vedete li ho letti tutti tra l'altro ehm um, nel, nel video che farò in futuro su tutta la mia libreria dei libri di apprendimento spiegherò che non è che tu tutti i libri li leggi con lo stesso grado di attenzione. Soprattutto quando sei molto competente, molto esperto di un certo campo e compri tutti i libri su quel campo, succede molto spesso che i libri siano ridondanti, no? trattino le stesse cose. Quindi generalmente ci sono tre o quattro categorie di libri. Quelli che ho letto e studiato bene, tipo Memory, che è uno di quelli più importanti, quello di Barbara Oakley, eccetera, eccetera. Poi ci sono tutta una serie di libri che ho um, letto solo nelle loro parti che mi interessavano, mm, o che ho studiato solo in quelle parti, per il resto li ho sfogliati. Ci sono i libri che tengo come consultazione, quindi magari dei libri di cui conosco bene l'argomento e che se mi serve trovare una cosa specifica la vado a recuperare. Uh, ci sono dei libri che non ho ancora letto e che leggerò. Uh, ci sono libri che tu compri, sfogli e capisci che non ti dice niente di nuovo, e allora non lo leggi. Ci sono altri libri in cui magari una parte è interessante, un'altra fa schifo. Quindi, di sicuro, tutti i libri che, che compro passano per le mie mani e di sicuro tutti vengono valutati. Mm? Non per tutti mi prendo la briga di leggermeli e studiarmeli al meglio. Quelli che ritengo particolarmente importanti, sì, per esempio, come dicevo eh, ormai qualche mese fa, questo libro è uno degli ultimi che ho comprato, non solo letto interamente, ma l'ho proprio studiato questo, perché l'ho trovato fenomenale, ve lo faccio rivedere. Understanding How We Learn. Un ottimo libro. Eh, questo è uno degli ultimi che ho letto e divorato veramente. Mh, ho proprio studiato bene. Ma io compro ogni anno decine e decine di libri sul metodo di studio, molti dei quali onestamente eh, guardo l'indice, li sfoglio e magari su dieci capitoli ce n'è uno che mi interessa. Gli altri sono tutte cose che conosco già, e magari non le leggo. Quindi dipende, no? Um, invece i fumetti, quelli li leggo tutti. Vimar dice: Ciao Ale, domanda sul nuovo studio. Mi manca già il microfono sopra la vecchia scrivania. Non apprezzato da Dario, infatti, lo vedete: qui Dario ha più controllo e me l'ha tolto. No, in realtà doveva esserci. È solo che esatto. il braccio. Nel trasloco, il braccio del, del microfono si è storto. Non so che cosa è successo. Ieri abbiamo provato ed era tutto sbilenco. Sembrava la torre di Pisa. E allora l'abbiamo rimosso e abbiamo optato per una cosa diversa. Dai, ve lo faccio vedere. Vediamo se riusciamo a fare cadere tutto. Il microfono. Mi sembra una pessima idea. È una pessima idea. È su un braccio così. Va bene. Adesso lo rimetto. <ride> Ce l'ho fatta. Beh, è tornato tutto a posto. Dai, hai visto? Tu non ti fidi di me, ma... C'è cioè, un braccio, quindi telescopico, che... è Così. Um, Mi pare però che l'audio abbia una qualità leggermente inferiore rispetto a prima. Sì, allora, l'audio in realtà non è una qualità inferiore. C'è cioè un po' più di rimbombo ed è dovuto dal fa al fatto che uno... Uh, l'ambiente è diverso quindi chiaramente bisogna ancora fare trovare bene i settaggi e ci mancano anche dei pannelli fonoassorbenti in più uh, c'è da dire che potrebbe essere che il tipo di microfono del Blue Yeti non fosse adatto non sia adatto al tipo di uh, ambiente che abbiamo qui perché appunto lo Yeti è perfetto per lo streamer che sta in cameretta ok la mia condizione di prima era fantastica ma c'è un motivo se i top youtuber con i top studio hanno dei Microfoni shotgun. Ne abbiamo comprato uno, vedremo se andrà meglio, per oggi vi accontentate di questa qualità, cercheremo di migliorarla sempre di più. In più, un altro acquisto che ancora non abbiamo fatto è proprio quello del mixer audio. Non abbiamo un mixer audio, quindi l'audio entra direttamente nel computer e in OBS, che è il programma con cui facciamo lo streaming, ma. Questo era Gundam, Mi è passato, um, ma. ma... Ce la posso fare. Normalmente, se uno vuole un suono di altissima qualità, suono podcast puro, l'audio entra dentro un mixerino. Su quello poi Dario cinciona, cinciona termine tecnico, eh, le impostazioni e l'audio esce molto più pulito. Quindi, noi nei prossimi giorni faremo delle prove e capiremo se. Cambiando microfono migliora la situazione, mettendo un altro pannello a fono assorbente migliora la situazione, oppure se ci compriamo un mixer e sistemiamo tutto. Cosa ne pensi di Matteo Salvo? Um, due o tre cose che insegna mi piacciono, um, penso che sia abbastanza bravo a insegnare le tecniche di memoria, anche se è Monica è meglio. Um, per il resto, sì, insomma, non è che particolarmente... E non mi piace particolarmente parlare, sapete, della concorrenza. Non è Monica, nel frattempo. Bravo Dario! Quando si va a ripetere... Bisogna seguire in ordine le parole chiave? No, non per forza. Ripetete seguendo il testing, quindi domande e risposte. Esercizi. Ho delle foto di capitoli in bianco e nero da studiare. Avendo un metodo uditivo e visivo è possibile secondo te? Um, non esiste davvero un metodo uditivo-visivo. Lo studio è studio e la questione del, dei canali sensoriali è stata ampiamente debancata dalla scienza. Quindi non ti preoccupare, vai tranquillo. Ehm. Um, Puoi sottolineare con matite colorate se ti fa piacere farlo. Poi costruisci il tuo schema e va tutto bene. Che tipo di mappe consigli di utilizzare per la grammatica inglese? Non consiglio le mappe, per la grammatica consiglio gli schemi lineari o anche detti a flusso a cascata, come li volete chiamare. Si adattano meglio alle materie tecniche come la grammatica. L'eternauta nella libreria è un tocco di classe. Attenzione, questo in realtà, questo è l'eternauta il ritorno, perché l'eternauta ce l'ho in quest'altra versione qui. Si vede? Sì, si vede. Eh, questo, tra l'altro avevo un'edizione ancora più bella ma non, non ce l'ho più quindi vabbè L'Eternato è un fumetto che io adoro l'hai letto l'Eternato, Dario? no lo presti? bello 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 capolavoro sudamericano fumetto di fantascienza bellissimo veramente bellissimo eh, sto da un po' usando Nancy dice le mappe mentali sono al liceo eh, intanto è sempre bello vedere che ci seguono dei giovani eh Dario? Sì. Eh, tuttavia non riesco a costruire una buona struttura dei rami che risulti chiara e concisa eh, consigli allora allora Nancy secondo me tu devi partire al contrario cioè fai così mm, parti da invece di ce la posso fare invece di costruire una, una nuova mappa mentale fai così prendi una mappa mentale che hai già creato e di non ti piace di cui non ti piace il risultato Prendi un ramo e prova a ricostruirlo al contrario. Quindi partendo dal, dagli estremi, cerchi di ricostruire come potrebbe essere la struttura per arrivare fino al centro. In modo da ragionare molto bene sui collegamenti logici. Ricordati che spesso chi usa le mappe mentali all'inizio fa delle mappe troppo lineari, dove un ramo porta all'altro, porta all'altro, porta all'altro, e um mentre invece dovresti creare una struttura un pochino più articolata. Guardati bene il mio video sulle mappe mentali che ti potrebbe essere utile. Conquistare il foglio se volete imparare a schematizzare al meglio. Quale consiglio mi daresti per prepararmi alla maturità, Luca? Eh, come dicevo prima, la questione del, dell'orale. Simulazione, simulazione, simulazione. E eh, non so se c'è la tesina quest'anno, non mi ricordo questa cosa, forse l'hanno ri, rimessa. Uh, comunque in generale, preparatevi a fare molti collegamenti. Me la vedo molto come una maturità discorsiva e dove si passano la palla ai professori, si chiedono cose, si collegano eccetera. Quindi, abituatevi a saltare da una materia all'altra, questa è una cosa importante. Ok, qui mh, dicevano del rimbombo di prima, Dario. Sì, erano i doppi microfoni. Sì, quindi il doppio mi microfono fa abbastanza schifo. Insomma, abbiamo capito, dobbiamo trovare una soluzione. Mi hai mai chiesto qualche raccomandazione per esami o per il tuo lavoro? Zero raccomandazioni. L'unica raccomandazione che mi serve è la mia. Eh, ti sei mai esercitato a fare sogni lucidi come Muzzi? No, non mi sono mai esercitato. Mi piacerebbe. Vorrei chiederti se hai ulteriori consigli o eh, approfondimenti al metodo riguardo la concentrazione per incrementarla. Luca, ho fatto un video proprio sul prendere il controllo della concentrazione. Lo trovi nella playlist 2.0 sul canale YouTube l'incarnazione del male Tony Robbins. No, non è l'incarnazione del male, però l'incarnazione di ciò che io non apprezzo della formazione, questo sì. Mappe concettuali a fine capitolo o una mini mappa a fine paragrafo con le parole chiave. Eh, Dario, qui la risposta la do a te. Fine capitolo o fine paragrafo? Argomento per argomento. Argomento per argomento. Bravo Dario. Eh, vai a vederti un video si chiama L'unità minima dello studio nella playlist 3.0, uh, Dani, e lì ti spiego esattamente quando devi fare gli schemi, perché argomento per argomento e non capitolo per capitolo, eccetera. Nelle mappe concettuali bisogna sfoltire tutte le parole chiave di ogni paragrafo? No, non devi sfoltire, tu le devi individuare e poi portare nello schema. <ride> Vedresti meglio Tony Robbins in un incontro di pugilato? Assolutamente sì, mi, mi, mi darebbe una sberla e volerei uh, dall'altra parte del palazzetto. Uh, mai provato Google Stadia? No. Ah, C'è ci, ah, Andrea Cinerari che ci dice: Che regia, bravi ragazzi! Grazie, 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 Andrea. Un piacere vederti in live, naturalmente. Il buon Dario alla regia è sempre una, una, una garanzia di successo, lo sappiamo. Hai un carattere forte o sei un finto timidone? Non si capisce. Sono molto timido, ma davanti alla telecamera per qualche motivo va tutto bene. Consiglieresti di vedere video sulla lettura veloce per diventare più bravi con lo skimming? No, la lettura veloce lasciatela perdere perché lo sapete. Pseudoscienza, non funziona, eccetera. Come hai imparato, questa è una bella domanda, Giosca dice: Come hai imparato a padroneggiare la piattaforma di YouTube? Sei nato per tentativi, studiando tecniche di social marketing qua e là? O ti sei affidato a qualche esperto che ti ha aiutato? Sono andato a tentoni totali. Eh, allora, sono partito. Il mio unico guru all'inizio era Marco Montemagno. Va bene, lo, lo dichiaro, l'ho detto tante volte, eh, io non amo tutti i suoi contenuti, però il suo messaggio nel 2015 era forte e chiaro. Fai sti cavolo di video. Ed era tutto quello che mi serviva all'inizio per partire. No? Non era tanto raffinato, era accendi sta telecamera e parla. All'inizio io seguivo Montemagno e, e, e così. Poi ho cominciato a leggere dei libri, a comprare dei corsi, a spizzichi e bocconi. Non ho mai avuto un unico guru da seguire. Gary che è un altro che seguivo tantissimo sulla stessa scia di Montemagno. O meglio, Montemagno è sulla scia di Gary Vinerchak, chiaramente. E anche se adesso Gary V è diventato troppo motivatore. Io non ce la faccio. Quando dice la gente che ce la sai, ce la fai. Veramente non ce la faccio. Però va bene. Però ne sa di social media. E e poi tanto prove ed errori, vedendo cosa facevano gli altri, copiando selvaggiamente le cose che funzionavano per gli altri. Io, per esempio, eh, Dario se la ricorda probabilmente, sta cosa. All'inizio, per, um, per crescere su Facebook, facevo le frasi, no? I, gli aforismi, no? la frase del giorno la chiamavo e la pubblicavo. Se, se la ride, se la ride, Dario. E ne ho pubblicati tipo 700, una roba così. E, e all'inizio mi ha aiutato a crescere perché quello andava bene su Facebook. YouTube è da poco, in realtà, che la curo. È da. Un anno e mezzo che sono concentrato su YouTube, prima ero concentrato su Facebook, ma poi quando ho visto che Facebook non dava grandi risultati e YouTube invece pian pianino cominciava a salire sempre più velocemente, ho detto: Ok, concentro la mia um, attenzione su YouTube e la cosa è, è migliorata sempre di più. E, e vado a tentoni, c'è un canale YouTube che si chiama Think Media eh, che seguo. E poi ce n'è mille, 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 mille. Veramente, seguo un sacco di youtuber che parlano di YouTube. C'è in Italia c'è Fast Forward? Ehm, forward Come si chiama? Um, accidenti Bocco di memoria. Ah, uh, non mi viene in mente. Porca miseria, mi servirebbe un corso di memoria. Forse serve la marchetta di mnemonica per farmelo tornare in mente. Accidenti. Ah, adesso lo, lo, lo cerco, aspettate un attimo. Non posso perché devo fargli pubblicità. Perché sennò. Non è. nonna, incredibile, proprio non mi viene in mente. Vado sul mio canale YouTube che sono iscritto al suo canale da 2000 anni. Fatemi vedere. Quanto fastidio quando succede? Oh, Giorgio Tave, Giorgio Taverniti e la sua rubrica è Fast Forward, no è giusto, Fast Forward me lo ricordavo bene, Giorgio Tave, Giorgio Taverniti è un guru assoluto fin dai tempi dei blog e lui veramente seguitelo perché se volete capirne qualcosa dei social lui è una bomba. Um, non è buttare soldi, comprare e non leggere tutti i libri? Sì e no, intanto quasi tutti i libri almeno uno spunto me lo danno e poi io devo sempre tenere d'occhio le innovazioni, no? Se voglio continuare a rimanere al massimo livello possibile nella mia materia, nel mio campo, in quello che faccio, devo continuamente formarmi. E sì, metà dei libri che compro probabilmente potrei non comprarli e sarebbe quasi lo stesso. Eh, ma non importa, non importa. È il prezzo da pagare per rimanere aggiornati e per avere anche sempre nuove idee. Perché magari leggi un libro, ti fa venire in mente qualcosa, ne spunta fuori un nuovo video. Eh, tutti mi chiedono come faccio a fare 12 video alla settimana da mille anni, da... Oh, 1300 video online 1200 ho perso il conto tranquillamente come faccio? continuo a leggere cose nuove continuo a trovare no nuovi modi di parlare anche delle stesse cose perché magari ci sono angoli diversi punti di vista diversi e nutrirmi di libri nuovi sugli stessi argomenti è uno dei modi che mi aiuta a farmi venire in mente nuove idee quindi no non sono soldi buttati sono soldi investiti per quanto mi riguarda esiste un buon metodo per imparare i vocaboli stranieri Nancy come dicevo tecniche di memoria assolutamente se tutti fossero bravi e esperti come ADC nell'apprendimento, in che mondo figo vivremo? Vivremo in un mondo molto triste dove tutti salutano facendo così. E qui nessuno dipingerebbe le pareti. E nessuno dipingerebbe le, le pareti. Dario allude al fatto che io non sono proprio un bravo pittore e che insomma, non è, non è proprio il mio talento numero uno. Che ne pensi del libro Come trattare gli altri e farsi gli amici di Dale Carnegie? Uh, grande classico. Mh, il primo libro di self-help. Forse no, forse non è proprio il primo, però uno dei primissimi a diventare veramente famoso. Come dicevo, non è il mio genere, però è un capostipite: è stato un libro molto, molto importante, molto famoso. Ti piace Star Wars? <ride> Ragazzi, ma dai, adesso faccio la cosa trash. Eh, intanto compaio io così. Eccoci qua. <ride> la mettiamo qui. Si fa la live con me, che cos'è quella cosa gialla accanto alla lampada? È una tazza, oggi proprio la giornata. È tazza di Kajabi, tra l'altro. Dovete sapere che Kajabi, che è la piattaforma dove ospito i miei video corsi eh, fa dei regali quando raggiungi dei, dei, dei record vari economici di vendita. Chi è il padrone di casa tuo, Dario? Io, 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 assolutamente. Parere sul nuovo studio? Ci vuole, ah, ci vuole il microfono anche per la Dario Regia, ci fa sapere Andrea, eh. Accelerari. Eh, dobbiamo risolverla questa cosa, perché Dario non è. Eh, lo so. Lo so. Eh sì, eh sì, hai ragione. Parere sul nuovo studio? Mettere la scrivania un pelo più avanti? I libri così sono ad una distanza che l'occhio del viewer tenta di metterli a fuoco e risulta fastidioso. Che ne pensi, Dario? Eh, secondo me no. Secondo te no? <ride> ok. Vabbè, Bastava se, saperlo. Se, se sono effettivamente fastidiosi, ho Valuteremo, valuteremo, che è il gergo di Dario per... Decido io, sono io il videomaker. Come memorizzare le parole chiave di una mappa mentale? Giulia, non lo si fa. Memorizza... Infatti, cosa ne pensi Dart? Aspetta, te lo metto. Proprio qua. Cosa ne pensi Dart del memorizzare le parole chiave? Non è d'accordo. Eh, anzi, trovo la vostra mancanza di fede assolutamente insopportabile. Eh, le mappe mentali, così come tutti gli schemi, al di là delle cazzate non sono fatti per essere memorizzati parola per parola, sono fatti per rielaborare i concetti. Le, le tecniche di memoria servono per memorizzare i dettagli tecnici, quindi i nomi, le date, le formule, gli elenchi, quelle cose lì, ma le mappe mentali non si memorizzano, le mappe mentali si costruiscono, si capiscono e poi si usa il testing per assimilarne i contenuti, così come di tutti gli schemi e eh, non solo le mappe. Grazie a Mnemonica, oltre agli argomenti scolastici, ho memorizzato tutte le capitali del mondo e memorizzo 60 cifre al minuto. Ragazzi, pensavo di imparare la linea del tempo della storia del mondo. Wow, sarebbe fantastico. IT, lui è dentro Mnemonica ed è un super, super talento ormai della memorizzazione. Che differenze trovi tra Facebook e YouTube per il tuo lavoro? Bella questa domanda qui. Dovremmo fare dei video più spesso di approfondimento sui social, Dario, perché secondo me piacciono. YouTube è migliore per la crescita, per farsi scoprire, per. Um... Per creare una community è, più, è, un, è un social dove si emerge di più, soprattutto se sei bravi a fare i video, eccetera. Facebook è per la vendita, ragazzi. Cioè, parliamoci chiaro: Facebook ti dà degli strumenti di pubblicità che YouTube se li sogna. E quindi, se uno ha un'attività imprenditoriale come ce l'ho io, oltre ad essere un divulgatore, Facebook è importantissimo perché fai le pubblicità, eh, fai tutti i vari. Promuovi le, i diversi corsi, le diverse cose. Quindi è importante. In più, Facebook ti dà la possibilità di creare dei gruppi, cosa molto importante per gestire le community. I miei vari videocorsi hanno delle community e li, li organizzi nel frattempo, d'arte spostati, beh, ma è un po' stufato, ecco, ti metto qua. Ehm, è un po'. È un po' è utilissimo insomma, quindi Facebook e YouTube ah, si completano a vicenda, è chiaro che il mio canale principale adesso è YouTube, veleggiamo verso i 30.000 iscritti velocemente, eh, quindi abbiamo doppiato già da mo' Facebook, insomma è più importante, però YouTube, eh, Facebook è un asset importante dal punto di vista pubblicitario soprattutto. E poi c'è un sacco di gente che ci segue su Facebook, per cui mica li, li possiamo dire ciao ragazzi, io continuo a lavorare anche lì. Come si fanno a memorizzare le parole cinesi sempre nello stesso modo, con la stessa tecnica applicata in modo diverso? Cinque anni all'università hanno cercato di vendermi corsi di memoria. Eh Marco, a chi lo dici? Per questa ragione provo una sorta di repulsione verso chi tratta l'argomento. Quale vantaggio portano le tecniche di memorizzazione? Allora, intanto, come dico sempre, le tecniche di memoria non sono un metodo di studio, sono una delle tante cose che si fanno per studiare. I vantaggi che portano sono la capacità di accumulare Grandi quantità di informazioni specifiche nella mente e memorizzarle per sempre. Quindi esami molto mnemonici, esami di medicina, esami di diritto, esami di storia dove ci sono tante date, esami di informatica dove ci sono algoritmi, eh, dimostrazioni di matematica dove devi sapere 200 passaggi, cose di questo tipo. Le tecniche di memoria sono dei salvavita. In un esame dove è quasi tutto, discorso, concetto,. Um, un esame appunto descrittivo eccetera in letteratura tecniche di memoria servono poco o niente poco quindi più dettagli tecnici hai da memorizzare più sono complicati più devi tenerli in ordine eccetera e più le tecniche di memoria diventano un ausilio direi non solo prezioso ma quasi indispensabile in, in, nelle facoltà come quelle di medicina di farmacia ma eh, anche di, di studi chimica o biochimica devi fare il ciclo di Krebs sono 200.000 passaggi li devi imparare a memoria ok quelle cose lì sono fondamentali. Magari eh, quante pippe sulla qualità, tu, magari tutti gli youtuber avessero la tua qualità audio video, ma noi siamo dei nerd di questa roba qui, cioè la verità. La verità, è che non ho bisogno di questa qualità. Non ce n'è bisogno. Le views sui social non vengono da quanto è bello lo studio, da quanto l'audio è pulito, non è quello. È che mi piace proprio, sia io che Dario siamo degli appassionati e ci stimola a lavorare con una qualità sempre maggiore, produrre cose sempre maggiori. E poi credo che sia anche un elemento distintivo quando si parla di infoprodotti, no? Quindi creare un corso, il fatto di mostrare che ci tieni anche all'aspetto produttivo, qualitativo, è un segnale importante, perché vuol dire che non butti lì le robe tanto per fare, giusto per fare qualche soldo, ma ci tieni sul serio. Come consigli di imparare i suoni di una lingua straniera inesistenti nella lingua madre di provenienza? Emanuele, questa è una domanda bellissima e difficilissima. Solo esercizi di ripetizione in quel caso. Mm. Per esempio, un esempio classico sono le vocali. Le vocali sono più difficili delle consonanti da memorizzare quando non ci sono in italiano. In inglese c'è lo schwa, che è E. Uh, e questa è una vocale che in italiano non esiste, no? Uh. E la devi imparare a fare perché quando dici V c'è quella vocale finale, che non è una E, non è una A, non è una I, non è una O, è uno schwa, è un E. Uh. E quindi è a metà, è la vocale centrale, no? Nel, non so se voi avete presente il... il motorino che passa. Non so se voi avete presente il... Il pentà, il, la figura di come sono distribuite le, le, le vocali, magari ve la, ve la mostrerò in un video di linguistica, eh, le vocali sono distribuite in un diagramma, diciamo così, a seconda di dove la lingua si sposta mh, per andare a uh, emetterle, e quindi ci sono vocali più arretrate, vocali più, mh, più avanzate, eccetera, lo schwa è proprio la vocale mh, in centro quando la bocca è completamente rilassata, ok? Come fare? Ascoltare e ripetere, ascoltare e ripetere, ascoltare e ripetere con l'aiuto di un madrelingua, questa è una cosa importantissima, e cercare il più possibile di mh, isolare i suoni. Quindi non imparate solo parole complesse, ma andate proprio anche sul singolo suono. Cercate di imitare la posizione della bocca e degli articolatori, si chiamano così, eh, dei parlanti eh, nativi. Ecco. Hai saccheggiato Amazon? Sì, sì. Jeff Bezos va in vacanza con i miei soldi. Leggi i consigli di qualche rivista scientifica interessante, Focus. Focus è una bella rivista. Gli altri ragazzi del team, come stanno? Stanno tutti benissimo. Il QA spacca sempre. Siamo già a 50 minuti, sì, ormai, ormai, ragazzi. Hai mai interrogato Dario? Cosa ne pensi del suo metodo di studio? Buu. buu. Uh, il metodo di studio di Dario è gravemente insufficiente. No, non è vero. È molto migliorato e, 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 e. Ogni tanto tira fuori delle perle di saggezza. Che. La verità è che semplicemente i nostri ambiti sono molto, molto distanti. Quindi è raro che arriviamo a parlare di. di studio, no? Esatto, di studio. È raro. Però solo editando i miei video tutti i santi giorni, qualcosa l'hai imparato. A quando Mind Palace, terza stagione. Attenzione, Dario, ricordi cosa c'era nel primo palazzo della memoria. Scherzi a parte, ringrazio entrambi per tutto il materiale gratuito messo a disposizione, live incluse. Mind Palace 3 non credo che tornerà mai. No, è una um, trasmissione che nasceva e moriva con quello scopo. Esatto. Uh, adesso è, non è Mind Palace. Non è Mind Palace, che è una trasmissione completamente diversa, ma sempre fighissima. Per migliorare la, mh, la pronuncia dei vocaboli di lingua straniera, può essere una buona strategia usare tecniche di memoria per la trascrizione IPA? Beh, si può fare. Mh, però. Um, Tecnicamente ti conviene memorizzare più che la trascrizione IFA direttamente il suono in sé, le tecniche di memoria lavorano molto su come si pronuncia la parola più che come si scrive, quindi non c'è di solito bisogno, però conoscere l'alfabeto fonetico internazionale è sicuramente utile. Come ti ascoli il tuo tempo libero? Ne ho pochissimo, ma tendenzialmente eh, con i miei amici, con la mia ragazza, giocando a Hearthstone, leggendo un sacco, guardando serie tv e, e progettando nuovi corsi youtuber inglesi e americani che segui io seguo una quantità indefinita di youtuber della, di tecnologia e vi do la, mia, la mia sacra tripletta sono Marques Brownlee che è il mio preferito in assoluto Linus Tech Tips e, um, e Unbox Therapy eh, loro sono i miei tre youtuber preferiti quando si parla di tecnologia e poi ne seguo infiniti quindi fatti il codino dietro come Cristiano Ronaldo anche no per favore se mi pagate come, come viene pagato Cristiano Ronaldo, faccio anche il codino. Iniziando la pratica da avvocato, dice Andrea, mi è capitato di dare retta più al mercato che alla materia prediletta. Tu cosa ne pensi di questo tipo di scelte? Penso che non sono nessuno per giudicarle, Andrea, e che ognuno fa le sue scelte. Non penso sia sbagliato andare verso dove c'è lavoro, specialmente nel mondo poi degli avvocati, dove c'è molto sovra sovraffollamento di persone, no? Quindi hai fatto bene. Secondo me può andare bene. Non, non ti pentire troppo. Magari lasciati dello spazio per approfondire uh, la materia tua prediletta. Adesso non so quale sia, ma magari che ne so, diritto penale. Se ti piace particolarmente. E magari pian pianino ti riesci a ritagliare un tuo spazio anche con quella materia. Dove hai imparato quel gesto? Eh, non mi ricordo di che cosa. Ah, sì, dove hai trovato la, la, la cosa di Dartfeller? Me l'ha regalata Alessia, la mia compagna. Um. Quali sono i termini e condizioni per usufruire i tuoi contenuti su Kajabi? È molto semplice comprarli. Su Kajabi ci sono i miei videocorsi, quindi bisogna andare sul mio sito, pagare <ride> e avere accesso alla mia piattaforma. Noto con successo che hai uno spirito molto nerd a voglia, ragazzi. Um, ci sei andato pesante questi giorni con le inserzioni. Assolutamente, bisogna anche camp ragazzi. Cioè, lo studio nuovo, non si paga da solo, eh. Cioè, ve lo, lo dico, eh. Uh, non usi Google Ads, sì, uso anche Google Ads. I tracker di Google non sono più presenti rispetto a Facebook, sì, però è un po' più difficile... Insomma, è complicato, complicato. Vorrei sapere cosa ne pensi dell'ultima trilogia di Star Wars, ampiamente criticata, visto il tuo Darth Vader. Il primo film, me, il secondo film mi è piaciuto, il terzo film, Madonna. Questo è il mio commento. Uh, qual è la tecnica di memoria più efficace di sempre tecnica dei loci tecnica dei loci eh, se dovessi sceglierne una però è, è quando ce le hai tutte che davvero ottieni un buon risultato ciao Alessandro dice ciao Mario mi sai spiegare perché mi ricordo tutte le capitali del mondo tutte le targhe dei miei familiari e i miei amici ma non ricordo una dimostrazione di matematica probabilmente per una questione di interesse e di coinvolgimento emotivo semplicemente se vai a vederti i miei video sulle tecniche di memoria troverai le risposte Nasmil dice faccio un salto veloce nella live, sono contento che stiate crescendo, è un onore seguirvi da molto tempo, è un onore anche per noi averti qui. Lascerai pubblicata questa diretta sempre, 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 sempre. Finito la terza liceo, come mi consiglieresti di prepararmi per il test ingresso di medicina? Test, 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 simulazioni, 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 tanta pratica, tanto esercizio e anche un po' di studio. Dove hai imparato a giocolare da ragazzino? Tutto quello che prendevo in mano lo lanciavo e cercavo di riafferrarlo, proprio a casaccio, a casaccio, e, e niente, è diventato tutta una, una giocoleria. Quindi ragazzi adesso faccio la, la cosa per, per la copertina, tipo sì, così, ecco, <ride> basta. Eh, ragazzi siamo in live da quando? Da 1 Un'ora e 07, e 07 eh, direi che basta, anche perché dobbiamo analizzare il suono e capire... Eh, Cosa va bene, cosa non va bene, cosa cambiare, cosa non cambiare. Io vi ringrazio per essere stati qui a cazzeggiare con noi. Eh, intanto, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, suonate la campanella, mh, cercate i miei corsi e aiutateci a pagare questo studio. <ride> e, mh, e grazie davvero. Giovedì torniamo con una live un po' più seria, un po' strutturata, cercheremo di essere più organizzati. L'art Venner tornerà eh, nei prossimi video. Um, riguardo al terzo film della trilogia è un madonna che schifo madonna che è un madonna che schifo <ride> raga e, e quindi grazie ancora sono veramente felice di iniziare questa nuova avventura mi, mi piace davvero un sacco uh, alzare sempre di più la qualità alzare sempre di più il livello e presentarvi qualcosa di nuovo il nostro canale continuerà a crescere soprattutto grazie a voi perché se non ci fosse qualcuno che ci guarda noi saremmo qui veramente a non fare nulla quindi grazie, grazie, grazie se volete trasformare il vostro metodo di studio sistema DC se volete eh, trasformare il vostro metodo di memorizzazione mnemonica conquistare il foglio per la schematizzazione e per tutto il resto ci vediamo giovedì sempre in live sempre alle 16 sempre io e Darione che vi saluta anche lui vi fai vedere la faccia finale ciao a tutti sigla